Parlare del lavoro è forse frequentare le. È necessaria la comunità solidale per connettere economia e socialità. Lo ha detto il vescovo di Fano, Fossombrone Cagliipergola, Armando Trasarti, durante l'ormai tradizionale incontro con gli operatori economici e sociali al centro pastorale diocesano. Fra i temi trattati, quello del lavoro che manca e che rimane uno dei principali problemi. La scorsa settimana, ha detto Trasarti, in un convegno la CGIL ha presentato alcuni dati dai quali emerge che negli ultimi 5 anni il sistema produttivo provinciale ha perso 9.600 posti di lavoro e che il pesarese, per danni subiti dalla crisi, è secondo solo a Padova tra le province del centro-nord. Questo, ha precisato, rappresenta il declino economico del territorio. Quindi, ha proseguito il vescovo, serve uno sforzo ulteriore, serve l'impegno di tutti, istituzioni, organizzazioni di categoria, imprese e cittadini per recuperare almeno in parte questa situazione. Dobbiamo assolutamente creare nuovi posti di lavoro. La nostra Chiesa, già da tempo, questo è il quinto evento nella pastorale sociale del lavoro, cerca di incontrare la gente e farla incontrare, ma non per un principio di potere, ma soprattutto per mettere insieme le energie e le sinergie. Il problema del lavoro è un problema di dignità, un problema di necessità, un problema che dà anche capacità di essere oggi. E noi dobbiamo fare in modo tutti, includere tutti quelli che si spendono al lavoro, incoraggiarli, mettere insieme le sinergie e soprattutto rientrare in un contesto di comunità solidali oggi. Questo è il tema un pochettino, tenendo conto che la nostra provincia fa fatica in questo tempo, nel mondo del lavoro, nelle assunzioni, soprattutto nei poveri invisibili. E ci sembra, ecco, un servizio e non un potere della Chiesa a questo nostro territorio. Da sempre c'è l'obiettivo.